La storia di Firenze è scolpita nel legno, nel marmo e nelle pietre dei suoi artigiani. Firenze è la capitale del Rinascimento, e il Rinascimento, quello che per noi oggi è arte e cultura, allora era artigianato. I maestri che hanno reso grande questa città erano artigiani. Dalla polvere delle loro botteghe hanno forgiato una città che oggi è simbolo di storia, di arte, ma che è esempio del genio di un popolo che vede scorrere nelle sue vene un DNA artigiano, fatto di idee, visioni, manualità uniche al mondo. I monumenti che ammiriamo nelle vie del centro sono il passaggio da un'epoca medievale a un'epoca in cui l'uomo diventava centrale. Se prima la vita della città era intorno al mercato, alle chiese o ai palazzi della politica, il Rinascimento sposta la centralità del quotidiano verso le botteghe, botteghe capaci di attrarre aspiranti artigiani da tutta Italia. È qui che si formano i più grandi maestri, è qui che per la prima volta il tessuto urbano si ridisegna intorno ai luoghi del fare. Nel Rinascimento la bottega assume un ruolo simbolico, diventa luogo di vita, di formazione, di crescita, fucina di bellezza. Le fortune dei Medici e le loro ricchezze portano l'attenzione su questa città, che da piccola diventa grande. Le loro ricchezze vengono investite in ville e palazzi e oggi vengono visitati come luoghi che custodiscono perle uniche. Da quegli anni Firenze è cambiata, ma non è cambiata la genialità di questo territorio nell'esprimere e nel creare pezzi unici. Al legno, al vetro, alle pietre, al marmo si è aggiunta la pelle, l'oro, l'argento. Ma non importa la ricchezza dei materiali, ciò che conta davvero è la capacità di rendere pezzi unici tutto ciò che i maestri artigiani lavorano. I manufatti fiorentini sono oggetti che tutto il mondo invidia, perché realizzati con le tecniche più originali, tecniche nate qui, nella polvere delle botteghe, nelle visioni dei grandi artigiani. C'è il commesso fiorentino per il mosaico, tecniche tramandate ed arricchite ad ogni generazione. Già, perché il DNA artigiano scorre nelle vene e non si ferma, si modifica. E ogni secolo è un cambiamento che avviene qui, sulle rive di un fiume che sembra trasportare bellezza, che irrora le menti degli artigiani, che con il tempo si guadagnano la fama di artisti. Ma per Firenze l'artigianato non è solo storia, è presente, è futuro. È vero, il centro e l'Oltrarno sono cambiati, non sono più quella fabbrica a cielo aperto che ha caratterizzato Firenze per secoli. Ma se si osserva bene nei vicoli, nelle botteghe, ancora batte il cuore artigiano di Firenze. È vero anche che non ci sono più solo i fiorentini a dare vita a questi pezzi unici. Negli ultimi anni sono arrivati i tedeschi, gli olandesi, i giapponesi, uomini e donne da tutte le parti del mondo per contribuire a rendere ancora grande l'artigianato fiorentino. Sono venuti qui perché è qui, nelle botteghe, che ci sono ancora i custodi di segreti che si possono tramandare solo a voce, di tecniche che si possono imparare solo guardando. L'artigianato fiorentino continua a essere il motore di questa città, un elemento che non è solo lavoro o cultura, ma identità di un territorio destinato a far nascere bellezza.